Buongiorno principessa. Buongiorno a lei. Dove andiamo oggi? Non so, allora, via Torino. Come via Eh Torino? sì, dovevo andare al Coso delle Caramelle, ODS, Outlet Che Dolciari. cazzo stai dicendo? Ho dormito 2 ore, non A rompere il posto. cazzo. Signore e signori, oggi inizia il road trip pazzo sgravato con Favij. Ora facciamo il room tour. No, che cazzo dico room tour? Ora facciamo la macchina tour e poi ci avviamo. Dovete sapere che Lorenzo mi ha scroccato la stanza È d'albergo. facilissimo distinguere i miei vestiti dai tuoi, che Perché? i miei costano un decimo. Ma non è Costa vero. mio. Beh, oddio, forse è vero. Comunque, chiama Lorenzo stamattina, fa: vabbè, io dormo un paio d'ore in macchina. Dove siamo? Albergo, scartato la stanza. Vabbè, insomma, 5 anni fa ti avessero detto: stai per fare un road trip andando verso il Coachella e guida Favij. Cosa avresti detto? Che qua c'è la ci posso credere, tutto il La resto seconda no. E invece, eccoci qua. Allora, per documentare questo road trip abbiamo preso una piccola troupe. Come vedete abbiamo assistente di produzione, regista e fonico. E ora stiamo facendo alcuni test con la videocamera, però secondo me siamo messi abbastanza bene. E nulla, nonostante che ce noi l'hanno siamo. già rubati. Sì, Adesso ci esatto. mettiamo vicino alla Lamborghini che non è nostra. Questo è il bolide, perché come sapete Lorenzo flexa e quindi siamo carichi. Apri? Ma ah, cazzo. Ok, vabbè, dai, ci va bene uguale. Non va a guidare, vero? Guido No, io? no, va E bene. c'ho il foglio rosa ora, però non so se va bene. Pickup truck, signori, ora lo vediamo per benino, però prima devo usare le valigie, che se no. Mica il bastardo, guarda che sta vloggando. Vuoi aprire? Ho aperto! Non è Ho aperto! aperto, sto cercando una madonna. Ok. Minchia, è già caldo. Quanto americani col pickup truck? Vai, perdiamo subito le chiavi. Ti dirò, Lorenzo, sono curioso di questa settimana che passeremo insieme. Anch'io. Sia per le cose belle che succederanno, Sia perché mi sono cadute le chiavi. sia per le cose brutte, esatto. La vera domanda è: c'è un caricabatterie? Ok, signori, allora, Google Maps. Search. Oddio, fa stranissimo vederti guidare una macchina così Basta, me l'hai già detto. Ah sì, grande. effettivamente è così È grande. enorme sta macchina. Anche a me fa strano, infatti non so se arriviamo vivi. Dove cazzo è l'uscita? Oh, guarda che. Oh! Oh, Vabbè, adesso ci arriviamo, però quello lo devi riprendere. che hai Praticamente. visto? Chi è questo? Però non so qua. No, stavo dicendo che quello è il punto dove parte. La prima missione di GTA 5, là, dove c'è la casa gialla. Dove c'è la casa gialla? Sì, C'è la e prima siamo qua con missione. la macchina, che siamo in due, quindi dovremmo Qua rubare. c'è la mappa. Oh, perché non funziona un cazzo? Vabbè, ora interrompo un Ma attimo, se no fallo. non. Devo interrompere la registrazione. È molto strana. Io lo so che l'ho già detto Vedi, quattro volte, però è appunto. molto molto strana questa cosa. Non lo scrivono ogni volta che metto una foto di una macchina, non lo scrivono No, no, sempre. non che stai guidando, che stiamo andando insieme Ah, al sì, Coachella a ok. caso, perché è una cosa nata 3 giorni fa. Effettivamente è un po' strana questa Va cosa. bene, va È un bene. po' strana. Allora, arrivo all'una, 1:34, sono 75 miglia e stiamo andando nel deserto. Io ho già caldo ora, quindi Si fa un caldo che non sarà esiste. interessante vedere lì come ci ammazziamo. Allora, bello CarPlay, però ogni volta che metto la videocamera si stoppa tutto. Sì. Comunque, ci stavo pensando, questo è un po' come se fosse in realtà un gameplay di GTA online e noi siamo collegati, siamo nella stessa macchina e siamo da qualche parte. È quello. Ora Non io c'è inizierò, lag, no, ora pazzesco. io inizierò a laggare, mi disconnetterò e ricomparirò con un'altra skin, tipo Bellissimo. la maschera del Poi online maiale. non puoi fare il tuffo in avanti. Esatto, ora mi lancio dalla macchina. Minchia. Hey, TJ, motherfucker! Minchia, davvero. Non so se è tipo tutta autostrada fino a San Bernardino oppure se c'è un pezzo di deserto, perché sarebbe figo tipo fermarla in mezzo alla sabbia e fare tipo delle foto. No, no, c'è, C'è un po' di sì. deserto? Speriamo. Però E il problema, vabbè. il traffico di Los Angeles. Sono passati 45 minuti dalla partenza e abbiamo ascoltato tutto l'album Paradise Again di Swedish House Mafia. Pareri a caldo. Io l'ho già ascoltato tipo 4-5 volte da ieri a oggi, quindi. Voglio dormire. Ok, quindi ti è Non piaciuto? vedi come sono Sì, adrenalinizzato? quindi ricapitoliamo: vuoi dormire? Hai fame? Hai sete?
Esatto. Fratello, ti sto sfruttando, sei... schiavizzando Favij. Vabbè, succede. Ma secondo me allora conviene che ci fermiamo davvero prima di entrare nel deserto. Possiamo aprire un gruppo anche noi, Sleep Food Drink, dormire fame sete. Swedish House Mafia, però. L'Italian. Immagina se uno fa l'Italian House Mafia. Ma è brutto, no, Italian Mafia no, è un po' brutto, onestamente. Comunque non ci si può fermare perché non c'è. Ma poi scusa, deserto, non c'è. Cos'è sta roba? Sì, siamo nella Napa Valley, ora fanno i vini. Ma cazzo, siamo finiti nel Wyoming, siamo finiti, cos'è? In Ohio. Confermare. Oh, i Kellogg's l'hanno inventati qua. Figata. Dottor Kellogg. Dottor Kellogg's. Un rapper. Perché non ci possiamo fermare? E dove cazzo ci fermiamo? Cioè, se ci possiamo fermare. Quattro volte ti ho detto. Ho capito, ma nel deserto ci dobbiamo fermare. Mica posso fare tutto io, vai. Dobbiamo mettere a fare la copertina del video. Anche la copertina del video dobbiamo fare nel deserto. Ragazzi, mi fermo nella collina. Qua caghiamo nel cespuglio. Poi queste sono le colline, quelle dove fuggi dalla polizia quando vai in GTA. Minchia, cioè è troppo bella sta roba che noi sappiamo tutto. Cioè non sappiamo un cazzo ovviamente, però ci sembra di sapere tutto di questa città. Esatto. Figata. Tra l'altro, secondo te dove ambientano GTA 6? E perché proprio Napoli? Io ti giuro, io pagherei tantissimo, sì, sì, per avere GTA 6 a Napoli o anche a Milano oppure in Italia in generale, che ti puoi collegare tra le città. Sarebbe troppo figo. Cioè sarebbe devastante. Pensa che vai a Venezia con la barca, no, in GTA 6 sarebbe devastante. Rubi la gondola. No, ci sta. Che cazzo puoi rubare la gondola? Cioè sarebbe fighissimo. E invece niente, siamo bloccati qua senza neanche un autogrill. Dai, dillo tu. Allora, questo c'ha la targa 80s, arriva direttamente dagli anni 80, fantastico, devastante. Targa umile. Targa umilissima. tre lettere. Vabbè, guarda quello, 8UL, Bull 261. Tra l'altro ragazzi, mancano 2 minuti, siamo arrivati nella ridente San Bernardino. Per loro è una roba tipo, sì, siete arrivati, per noi è un miracolo. Per noi è un miracolo, per lui è un miracolo, perché sveglio... So come cazzo sono arrivato qua. 2 ore di sonno. No, allora, siamo arrivati a San Bernardino, che sarà la nostra... il nostro base camp per questi 4 giorni, 3 giorni, questo weekend, perché vicino al Coachella costava tutto un fottio, cioè la roba meno costosa costava 3.000 euro. E giustamente quando l'ho detto a Lorenzo, cioè, proprio a distanza ho sentito lo sguardo assassino, cioè lui era alle Hawaii, io ero a Milano, ma ho sentito che mi stava guardando male da queste 12 ore di differenza. La Hawaii è iniziata a piovere poi. Ah, è iniziato a piovere quando ho chiamato il vocale. Vabbè, fantastico. Quindi siamo qui che è più o meno a un'oretta dal Coachella. Il nostro check-in è tipo alle 4, che è un po' devastante come roba. Cerchiamo di vedere se hanno la stanza già pronta. Super déjà vu, tra l'altro. Questa roba l'ho già vloggata. Va bene. Okay. E... impazzisco quando succedono i déjà vu così. Con me in macchina che... Sì, esatto. Madonna, ancora più déjà vu. No, basta. No, basta. Quindi cerchiamo di prendere la stanza e poi andiamo a prendere i biglietti, che sono a un'altra ora da qui. Però prima ci fermeremo a bere, spero. Sì, perché sto morendo. Ma... c'è Pimp My Ride. No, come si chiama? Che cazzo l'ho visto? Entri dentro e ti cambia ancora. Ah, sì. LA Custom, tipo. Esatto. Devastante. Tra l'altro non abbiamo ancora fatto il car tour, non abbiamo fatto la copertina, non abbiamo saltato. No, la facciamo. Non abbiamo saltato sul pick up sulla possiamo... parte dietro. Quella è una cosa, cioè non si va, può saltare si fare... subito. Ora appena facciamo il check-in. Questo sarà il nostro posto, Town Place Suites Marriott, che in teoria c'è anche la piscina, non so se lo useremo, però meglio averla che non averla. Mai dire mai. Esatto. Pensavo fosse più nuovo. Bello, devo essere onesto. Però sono tutte suite, bello. Quindi... ma in The Sims stanno costruendo. Ma dove stai andando? Il parcheggio era di là. Il parcheggio. Questo è l'hotel? Ma qua... sicuro? No, sicuro no. Vai, parcheggiamo. Sicuro è mio cugino. Parking holding. Speriamo la stanza sia pronta, perché altrimenti ci rovina la giornata sta roba. Siamo arrivati in hotel, che è anche bello carino. Bravo Mattia, ci ha dato una bella solution per questo weekend qui a San Bernardino. Tra l'altro c'è anche la piscina, c'è l'idromassaggio, c'è il barbecue, cioè il posto sembra davvero davvero carino. E vediamo la stanza, è incredibile, ma vero, abbiamo le stanze. Aspetta, le vedo di qua, secondo piano. Con il pondere dei follower, Gli avevo detto: guarda, noi siamo VIP, vediamo dall'Italia. Ha detto: a me che cazzo me ne porto? Okay. Non siamo in Giappone, però. Allora, secondo piano, alright, 207. Poteva andare molto, molto peggio. Anche perché non sapevo che San Bernardino avesse questi gran belli hotel. Famosissima San Bernardino. Anzi, che poi non siamo a San Bernardino, siamo a Loma Linda. Vero? Bello. Loma Linda, almeno la stanza è pulita.
Esatto. Allora, 207, destra. Hai visto che è pulita? È pulitissimo. Roma linda. Allora. Destro. Signori! Bellissimo. Ma che merda. La cucina c'è. Sì, io te l'ho detto. Io so, se vuoi facciamo una carbonara. Carbonara in America. Già che guido, una roba... Una rottura dello spazio-tempo alla volta. Zio, è devastante sta stanza. Bellissima. E la doccia è enorme. Zio, guarda la doccia. È una stanza. Grazie, vado, c'è qua dentro. Allora, mi aspettavo, tipo 8 volte peggio. No, no, è fighissimo, ci sta. La carta è tua, se la perdi sono cazzi tuoi. Ma non succede niente se anche perdi. Perché ha detto $50 se perdi la carta. Non l'ha detto. L'ha detto, l'ha detto. Non succede mai questa cosa. Che cazzo è? Sono dei ladri. Vai, allineati. Devi fare anche 3, 2, 1. Sì. Free. Aspetta, fammi lavare la scarpa. Free, 2, 1. Pericoloso, perché tu hai dormito solo 2 ore. Io sono dalle 3, ora mando il tempo. Raga, adesso non facciamo nessun coacello e dormiamo per 3 giorni. Mini tour della cucina, perché che bello che c'è la cucina. Piano induzione con 2 piastre. C'era lavastoviglie, sì, non lo useremo palesemente mai. Domani alle 5 del mattino qui ci fermiamo al 7-Eleven, prendiamo bacon, pasta, uova, carbonara alle 6 del mattino in Italia, ci faccio un video dedicato. Ok, non c'è il minibar, ma abbiamo il frigo, quindi alla grande. Bene, signori, ora capiamo un attimino come sopravvivere alla vita e poi coccella. Sono le 5:30, continua il nostro road trip dopo una pausetta, dopo il pranzo, dopo un'oretta di pisolino. Direi che possiamo partire. Ok, come cazzo? Sì. Beh. Oh, la vista è bellina da qua, eh? Ci sta, c'è anche un po' di venticello, ci sta bene. E abbiamo visto qualche storia, c'è già un botto di gente. Noi dobbiamo fare un casino incredibile perché dobbiamo andare a prendere i biglietti che sono lì vicino. Dobbiamo trovare un parcheggio che è gratuito, però va bene. E continua il road trip. Ma con questo vialone enorme non ti viene una voglia di... Dici questo? Sì, va più veloce la mia bicicletta. Vabbè, dai, simpatico. Con la Mustang deve essere stato più bello. Tra l'altro sicuramente tutti lo saprete, però vale la pena dirlo, in America non è così popolare avere il cambio manuale. Cioè tutte le macchine, ma tipo davvero quasi tutte, hanno il cambio automatico. Tu dici solo l'acceleratore e il freno. E infatti prendere la patente qui è una cazzata. Cioè lo prendono tutti a 16 anni. Infatti c'è il meme che si può guidare a 16 anni però bere a 21. Cioè io che ho provato a guidare una macchina automatica dico è una cazzata. Guidare manuale è un dito in culo incredibile. Infatti a me l'hanno andata solo per l'America la patente, mi piaceva in Italia. E manca ancora un po' al tramonto, perché il tramonto è tipo alle 7:30, quindi tra mezz'oretta, però sta iniziando a calare la luce. Ti chiedi come diventano Las Vegas? Ti chiedi come diventano Las Vegas? Ah, dici tutto lì? Non lo so, un po' lontana Las Vegas, ma quando sa. No, questi servono tutti per la macchinetta del ghiaccio che c'è su questo piano. Sì. Macchina praticamente quasi. Vabbè, però vedi, sta scendendo piano piano, quindi funziona. Ma che bello. Allora, secondo me se usciamo e se andiamo per quella stradina lì, tanto c'è anche questo in GTA. Sì, certo che c'è. Signore e signori, con questo bel tramonto californiano che piano piano sta prendendo tutto il cielo di questo violaceo roseo. Qui davanti a noi c'è il cartello del Country Club, che è dove andiamo a prendere in teoria i biglietti per il Coachella. E con questo tramonto in realtà vi dico che questo video sul road trip è finito, ma non finisce qui, perché poi magari domani con calma vi faccio anche il car tour che non vi ho fatto. È il giorno seguente e stiamo per fare il nostro car tour. Quanti youtuber ci vogliono per fare una copertina di un video? E perché solo FaviJ? Questa sembra una di quelle scene dei libri di testo delle elementari. L'uomo di Neanderthal che si accinge ad avviare un fuoco, più o meno. Oppure sembra tipo una balestra medievale. Non ho ben capito dove mi sta portando. Fermo, oh madonna.
Figo. Quelli sono dei mozzarella stick che sono avanzati dal pranzo. Il pranzo è molto buono, lo vedrete in un altro video. Facciamo questo car tour. Mi chiude sempre fuori, bastardo. Mi chiudi sempre fuori, pezzo di merda. Allora, mostraci un po' l'abitacolo. Cosa c'è di bello qui? Allora, qua ci sono le luci. Le luci, i sassi. Vabbè, dopodiché c'è un clacson che non suonerò se non ci arrestano. Mica, non è che ci arrestano se facciamo qualsiasi cosa. In America ti arrestano. Ah, guarda, l'ho scoperto adesso. Cosa? Gira il cambio? Ruoti il cambio, che non so perché. Cambi il cambio? Cambi il cambio. Basta, in realtà non c'è molto da dire. Vediamo cosa, se c'è una pistola qua dentro. Nessuna pistola. La cosa figa. Non c'è parecchio da dire. No, però lì dietro, signori, secondo me. Guardate. Allora, c'è sto cazzo di finestrino che se uno fa un po' di forza si apre. E vedo anche che ci sono dei gancini con dei cavi. Secondo me, Lore, c'è un bottone là davanti che ti permette di aprire. Sì. Se, per forza, controlla se c'è. Eccolo, prova il rear push. È lui, è lui! Apri, apri! Di più, di più! Fantastico! Fantastico! Aspetta, fammi salire. Aspetta. Devastante! No! Bellissima, da qui la copertina avrebbe una figata pazzesca, facciamola!